Buonasera, Ciao, io sono Martina, io sono Giovanna, io ho 16 anni. ne ho 15. Vorremmo raccontarvi un po' la nostra testimonianza perché siamo molto diverse dalle altre ragazze, facciamo parte di una chiesa cristiana evangelica di Secondigliano, guidata dal pastore Michele Romeo. Ma Martina, raccontare qualcosa? Io sono Martina, come ho già detto, ho 16 anni e vorrei raccontarvi la mia testimonianza. Da quando sono nata ho una malattia chiamata fibrosi cistica, cioè che non mi funzionano né i polmoni né il pancreas. Per i polmoni faccio delle terapie, per il pancreas prendo delle medicine prima di mangiare ogni cosa. Quando ero piccola, cioè da neonata, non mi sentivo mai bene. I medici facevano esami su esami, cercavano di capire cos'era, ma non riuscivano mai a capirlo. Quando avevo 10 mesi, fecero il test di sudore e lì scoprirono che ho la fibrosi cistica. Ho iniziato a combattere sin da piccola, che non potevo né correre né giocare, non potevo divertirmi come facevano gli altri, non potevo fare niente di niente. Però Dio si è subito mostrato alla mia vita, ha già fatto un grande miracolo nella mia vita, quello di potermi far giocare e divertire. E pian piano ho iniziato anche a correre, a fare tutto quello che potevo fare, anche quello che facevano gli altri bambini, tutto di tutto. Anche se sia ancora una malattia, ma io credo che Dio un giorno mi guarirà e non mi arrendo, perché Lui è il Signore, il Signore, il Re dei Re. E sono sicura che lui mi guarirà perché lui è il Dio dell'impossibile e lo farà sicuramente. Voglio dire due cose. La prima, affidatevi a Dio perché si è sacrificato per noi su quella croce ed è risuscitato ed è sempre in mezzo a noi e non ci abbandona mai, soprattutto nei momenti di difficoltà. La seconda cosa, fate sì che Dio possa comandare la vostra vita. Pregate a lui e chiedete aiuto, vedete che subito si mostrerà nella vostra vita e mostrerà la sua gloria. Dio vi benedica. Allora, come già detto, io sono Giovanna, ho 15 anni e sin da piccola ho fatto parte di una famiglia cristiana evangelica, però all'età adolescenziale non ho mai voluto sapere niente di Dio, la Chiesa, di tutte queste cose che per me prima erano tutte fantasie, tutte bugie. Poi arrivò un momento della mia vita dove davvero ero caduta nel profondo del peccato, mi sentivo sola, mi sentivo depressa e proprio lì, in quel momento, Dio mi venne in soccorso. Ringrazio i miei amici, le mie responsabili del gruppo adolescenti, ringrazio la mia famiglia perché se anche per quei pochi anni che non sono stata vicino a Dio, Dio mi è stato accanto e anche loro sono state al mio fianco. E niente. Dio benedica.